Oggi il trattamento implantare con BraneMark System è diventato una procedura di routine che garantisce ottimi risultati a condizione che si utilizzino strumenti idoni e che si segua il protocollo descritto nei nostri manuali. In questo video si illustra tale procedura punto per punto. Branemark System non è costituito solamente da una serie di strumenti e di componenti appositamente studiati per eseguire interventi chirurgici e trattamenti protesici in condizioni di massima sicurezza ed efficienza. È piuttosto un sistema integrato che va dalla ricerca di base alla sperimentazione clinica, da proposte di programmi didattici allo sviluppo di nuove tecnologie applicative. Tutto ciò contribuisce a rendere l'intero procedimento sicuro sia per l'odontoiatra che per il paziente. La procedura si articola in cinque fasi. La prima è costituita ovviamente dall'esame del paziente e dalla pianificazione del trattamento. La fase successiva consiste nell'installazione delle fixture. Il periodo di guarigione che segue questa fase dura di norma dai 3 ai 6 mesi, a seconda della qualità dell'osso. Concluso il periodo di osteogenesi riparativa si può procedere al terzo momento del trattamento, vale a dire il collegamento degli abbatman. Il periodo di guarigione post-operatorio in questo caso è di circa 7-10 giorni. La quarta fase prevede la costruzione della protesi. Infine si consegna la protesi al paziente, si effettua un controllo radiografico e si forniscono al paziente tutte le necessarie istruzioni per una corretta igiene orale. In questo video verrà descritta l'installazione delle fixture, pur senza trascurare qualche accenno alla pianificazione del trattamento. Il chirurgo, il professor Ulf Leckholm, commenterà i vari momenti di un intervento per l'installazione di fixture nel settore posteriore della mandibola di un paziente dentulo bilateralmente. E ora veniamo alla pianificazione del trattamento. Il primo caso che affronteremo oggi. È un paziente di 56 anni con edentulismo parziale dell'arcata inferiore, a cui un anno fa sono stati estratti due premolari di sinistra. Il piano di trattamento prevede una ricostruzione bilaterale su impianti. Quando si devono inserire degli impianti in corrispondenza del decorso del nervo alveolare inferiore, non basta affidarsi all'esame clinico, ma bisogna eseguire un'indagine radiografica. L'accertamento radiografico prevede innanzitutto un'ortopantomografia, che fornisce un quadro generale delle possibilità. Sulla panoramica viene individuato il decorso di entrambi i nervi alveolari inferiori e i forami. Inoltre si può valutare la relazione esistente tra il forame e la dentatura residua e ci si rende conto se è possibile inserire impianti sia al di sopra del nervo che tra il forame e i denti residui. Tuttavia per stabilire se vi sia la possibilità di installare degli impianti non basta un'ortopantomografia, ma sono necessarie delle tomografie. Le tomografie, a partire dal forame stesso, si eseguono con sezioni di 4 mm in direzione distale su ambo i lati. Nel programmare un caso è importante analizzare attentamente le radiografie e definire lo spessore osseo che sovrasta il nervo mandibolare, così da essere certi di operare con un sufficiente margine di sicurezza. Utilizzando un lucido graduato, con un ingrandimento pari a circa 1,7, se le radiografie sono state eseguite con tecnica scanora, possiamo misurare sui tomogrammi tutte le strutture che ci interessano e decidere la lunghezza idonea dell'impianto. Iniziamo con un impianto di 7 mm. Quando arriviamo a un punto in cui disponiamo di 4 mm di larghezza della cresta, abbiamo quasi raggiunto il canale anche con l'impianto da 7 mm riportato sul lucido graduato. In questo paziente tale constatazione è valida per entrambi i lati, a partire dal forame in senso distale, con 7 mm di disponibilità verticale massima. Poi verifichiamo lo spazio per installare gli impianti tra i forami e i canini residui, per cui misuriamo la distanza tra l'ANSA anteriore del nervo e l'apice dei canini. Una volta verificata la presenza di circa 7 mm tra l'ANSA e il canino, abbiamo la certezza di disporre di spazio sufficiente per un impianto lungo in questa regione. Quindi, riassumendo, Potremo inserire un impianto lungo e due corti sul lato destro e, verosimilmente, anche su quello sinistro. Un'attenta preparazione è la chiave per il successo di una corretta installazione degli impianti. Gli strumenti chirurgici contenuti nel kit sono di due materiali diversi: acciaio inossidabile e titanio. Ora è arrivato il momento di affrontare l'argomento principale: l'installazione delle fixture che si compone di tre fasi. Prima di tutto il sollevamento del lembo, poi la preparazione della sede implantare e infine l'inserimento vero e proprio delle fixture, il riposizionamento del lembo e la terapia post-operatoria. Adesso torniamo alla chirurgia del lembo che rappresenta la prima fase dell'intervento chirurgico. La situazione è quella che vedete. La sommità della cresta corrisponde quasi al livello del pavimento della bocca, a dimostrazione del fatto che molto osso alveolare si è riassorbito. Qui abbiamo il canino, che rappresenta il limite anteriore all'inserimento di impianti. Venendo ora al versante posteriore, cercheremo di installare un impianto nella regione del secondo premolare e della radice mesiale del primo molare, per cui ci ritroveremo con tre impianti. Uno in corrispondenza del primo premolare, uno del secondo premolare e uno in corrispondenza della radice mesiale del primo molare. Tracceremo la linea di incisione con un piccolo dissettore e quindi la approfondiremo nel fornice fino ad una profondità di circa 10 mm dalla sommità della cresta. Per far questo procederemo all'incisione restando sempre al di sopra del nervo, più o meno in questa zona. E poi la estenderemo mesialmente fino al canino, risalendo infine fino al lato mesiale del canino. Incideremo la mucosa con un bisturi e tenendola ben tesa penetreremo con lo strumento lo strato mucoso, avendo cura di evitare il tessuto muscolare sottostante. È molto importante distendere bene i tessuti dato che spesso i fasci nervosi decorrono subito al di sotto della mucosa, nello spessore dei muscoli. Con un dissettore smusso divarichiamo il tessuto muscolare in corrispondenza del forame mentoniero, cercando di sollevare anche il nervo oltre al muscolo. Qui vediamo che il nervo risale ancora di più. Riuscite a vedere questo piccolo tratto? Bene, questo significa che emerge dall'osso un po' più in alto di quanto non pensassi e quindi dobbiamo procedere con cautela ancora maggiore nell'esercitare pressione in questa zona. Adesso bisogna incidere alcune fibre di tessuto, ripassarvi sopra più volte finché non si visualizza il nervo là in fondo. Liberiamo il periostio sovrastante e pratichiamo un taglionetto sopra il forame. Dopo aver inciso il periostio lo solleviamo insieme al tessuto nervoso in direzione apicale finché non si visualizza il forame. Questo dovrebbe trovarsi laggiù ed infatti eccolo qui, lo si può vedere. È proprio in questa zona dove ora andiamo a scollare il periostio fino a visualizzare chiaramente il nervo, per cui possiamo continuare con l'incisione in direzione mesiale ed estendere l'incisione in direzione distale per riuscire a sollevare il lembo oltre la sommità della cresta. Incidiamo quindi il tessuto muscolare in direzione mesiale fino al canino, eseguendo un'incisione intrasulcolare. A questo punto ci serve ancora un piccolo dissettore con cui scolliamo il periostio lungo tutto il perimetro del dente. Ora riusciamo a sollevarlo in modo da vedere meglio il forame. Ecco, il forame si trova là in fondo. Fatto questo possiamo procedere a sollevare il lembo in cresta. A questo scopo ci serviamo di uno scollatore e se l'edentulia è di lunga data troveremo un attacco piuttosto tenace sul lato linguale e anche qui dovremo procedere con grande cautela a tutto spessore. Ecco fatto. Sempre con un piccolo dissettore scendiamo sul lato linguale per verificare la presenza di eventuali concavità che potrebbero limitare la lunghezza dell'impianto. E in effetti sul lato linguale sono presenti delle concavità. Prima di iniziare la preparazione applichiamo la mascherina chirurgica per stabilire con esattezza la posizione degli impianti. Questa è stata costruita in modo tale da rimanere a contatto con i denti residui nella regione anteriore, mentre ai lati rimangono solo le faccette ad indicare il limite vestibolare entro il quale possiamo collocare gli impianti. Ora è giunto il momento di preparare la sede implantare. Qui vedete rappresentata in sezione la posizione della fixture anteriore. Per prima si utilizzerà la fresa guida con la quale si marca la sede prestabilita della fixture. Al tempo stesso ci si fa un'idea dello spessore dell'osso corticale. Poi si passa alla fresa spirale da 2 mm di diametro. Quindi alla fresa pilota. Poi alla fresa spirale da 3 mm di diametro e infine al preparatore di spalla. A questo punto siamo pronti per partire con la prima fresa. Data la presenza di una concavità vestibolare non possiamo vestibolarizzare troppo rispetto alla cresta altrimenti ci ritroveremo a lavorare nel vuoto o con un'inclinazione troppo vestibolare. Pertanto, per dare all'impianto la giusta inclinazione, dovremo partire lingualmente rispetto alla cresta, prevedendo il primo sito a circa 3,5 mm dal dente. Sento che c'è dell'osso corticale, un mm, e poi entro in una lacuna. Ho circa 2 mm di corticale qui. Contrassegniamo la posizione del secondo impianto a 7 mm di distanza del primo. Anche in questo caso segniamo un punto leggermente spostato in direzione linguale rispetto alla cresta. Qui abbiamo un po' più di osso corticale, ma anche in questo caso sono penetrato nell'osso trabecolare. Passo quindi alla sede più distale che viene individuata sulla cresta a 7 mm di distanza dal secondo sito. Procediamo con la perforazione dell'osso corticale. Con lo strumento di misurazione calcoliamo la distanza tra i siti. L'estremità posteriore dello strumento presenta due spigoli che possono essere usati per misurare la distanza tra i punti da me precedentemente segnati. Vediamo che tra gli impianti 1 e 2 ci sono 8 mm, mentre tra il 2 e il 3 ce ne sono esattamente 7. Partendo 3-4 mm distalmente al canino, misuriamo la distanza che separa le due sedi implantari, che al fine di una ricostruzione ideale non dovrebbe essere inferiore a 7 mm. Ora controlliamo la relazione con l'arcata antagonista. È importante che l'asse longitudinale dell'impianto non si trovi in posizione vestibolare rispetto alle cuspidi vestibolari della dentatura superiore. Anzi, sarebbe auspicabile che l'asse longitudinale fosse diretto verso le cuspidi palatine della dentatura antagonista. Ora è venuto il momento di passare alla seconda fresa, ossia la fresa spirale da 2 mm di diametro, che ha la funzione di preparare l'intero sito implantare entro lo spessore dell'osso. Essa determinerà anche l'inclinazione della fixture. Prendiamo una fresa spirale da 2 mm di diametro. Qui abbiamo delle tacche corrispondenti a 13, 15, 18, 20 mm. E dopo aver ricontrollato la posizione del forame e dell'apice del canino, perforiamo tra queste strutture anatomiche. Approfondiamo il foro con una tecnica di fresaggio intermittente. Ora ci troviamo a una profondità di 13 mm. adesso di 15 e poi di 18. A questo punto sento una certa resistenza, indica la presenza di osso di buona qualità. Nel decidere la lunghezza dell'impianto è importante conoscere e sapere utilizzare il sistema di misurazione della profondità. Innanzitutto bisogna sapere che le frese spirali eseguono una preparazione ossea più profonda rispetto all'apice delle fixture. Le tacche presenti sul misuratore su tutte le frese corrispondono alla lunghezza della fixture più la vite di copertura. Quindi il riferimento 10 indica una fixture da 10 mm più la vite di copertura. Tenete presente dunque che il riferimento non corrisponde esattamente a 10 mm. Questo vale per tutte le lunghezze delle fixture. Ora dobbiamo controllare l'inclinazione della prima sede. A questo scopo utilizzo un indicatore di direzione, verificando che sia diretto verso le cuspidi palatine dei denti dell'arcata antagonista. In effetti, vediamo che corrisponde alle cuspidi palatine. Lo stesso tipo di controllo potrà essere effettuato anche con la mascherina per verificare se la posizione è troppo lingualizzata o se possiamo spostarci ancora un po' in direzione vestibolare. Vediamo infatti che in realtà avremmo potuto tenerci un po' più in posizione vestibolare, per cui ne terremo conto nel preparare il sito successivo. Passiamo quindi alla preparazione della seconda sede, cercando di evitare che questa sia perfettamente parallela alla prima. In particolare la inclineremo leggermente in direzione mesiale per agevolare le operazioni successive e anche in direzione vestibolare. Perforiamo per 10 mm rispetto alla cresta. Passiamo alla preparazione più distale, anche in questo caso con un'angolazione leggermente mesializzata. A questo punto abbiamo preparato cavità di 10 mm in entrambi i siti. Dobbiamo ricorrere ad un altro indicatore di direzione che questa volta metteremo al centro. Osserviamo che le tre sedi sono quasi perfettamente allineate, nel senso che in realtà tra l'alveolo 1 e il 2, tra il 2 e il 3, è presente una leggera deviazione in senso vestibolo linguale, per cui avremo due assi di rotazione, che è esattamente quello che volevamo. Questa disposizione infatti è migliore rispetto all'allineamento perfetto delle sedi di alloggiamento degli impianti, perché in quest'ultimo caso avremmo solo un asse di rotazione e gli impianti sarebbero sottoposti a carichi e a forze di flessione maggiori che non nel caso in cui gli assi di rotazione siano due. Si consiglia di prevedere una terza fixture per eliminare il rischio di un eccessivo momento flettente. La presenza di una terza fixture consente infatti di creare una distribuzione del supporto implantare analoga a quella delle radici in una dentatura naturale. Se la situazione anatomica consente l'installazione di tre fixture, sarà bene non posizionarle in linea retta, ma disassate, con uno scarto minimo di 2-3 mm. Ciò significa che la protesi sarà sostenuta da un tripode in grado di controbilanciare il momento flettente, facendo in modo che sugli impianti si scarichino solo forze assiali. Ora possiamo reinserire la mascherina per verificare se sia possibile costruire correttamente la protesi tenendo sempre presente che questa dovrà essere più o meno così, per cui il lato linguale della corona dovrà venire a trovarsi qui. Spostiamo la mucosa. Penso di poter dire che questa si trova in una posizione abbastanza corretta, sia nella dimensione vestibolo-linguale che in quella mesiodistale. Così che la vite di fissaggio del ponte si trovi in corrispondenza delle cuspidi linguali. La terza fresa, la fresa pilota, ha un diametro di 2 mm all'apice e di 3 mm nella parte marginale tagliente. Questa fresa serve ad allargare l'imboccatura del sito. Inoltre può essere utile nel caso in cui sia necessario correggere l'inclinazione della perforazione. Ora, sempre con una tecnica di fresaggio intermittente, perforiamo l'osso. Notate che in questo caso il punto di repere osseo si sposta. Perforiamo il sito 2 e poi il 3, arrivando sempre fino all'attacca. Perforiamo quindi la prima sede. Ora che abbiamo allargato tutti gli accessi non è più possibile modificare la direzione finale. Adesso infatti l'imbocco del canale è largo 3 mm e non posso fare altro che seguire la traiettoria già tracciata. Dopo la fresa pilota passiamo alla fresa spirale da 3 mm che serve ad allargare l'intera lunghezza del canale fino a un diametro di 3 mm. I segni che vedete si riferiscono ad una misura di 13, 15, 18, 20 mm. La tecnica di fresaggio è sempre ad intermittenza. Perforiamo fino a 13, poi a 15 mm. Sento una certa resistenza, segno che l'osso è di buona qualità. Continuo fino a 18 mm, sempre con fresaggio intermittente e abbondante irrigazione. Ora si incontra osso di buona qualità. Come abbiamo visto nella tomografia, c'è spazio sufficiente per installare fixor da 10 mm nello spessore osseo sovrastante il nervo. Pertanto, volendo operare con un certo margine di sicurezza, eseguiamo una preparazione per una fixor da 7 mm. Nel calcolare l'altezza disponibile per l'inserimento della fixture bisogna tener conto anche della larghezza ossea necessaria. Per una fixture standard da 3,75 mm di diametro si dovrà cominciare a calcolare dal punto in cui si dispone di almeno 4 mm di spessore osseo vestibolo linguale. Cominciando a calcolare dal margine della cresta ci sarebbe spazio per un impianto da 10 mm. Però se misuriamo a partire dal punto in cui si dispone del necessario spessore osseo di 4 mm, ci rendiamo conto che in realtà c'è spazio solo per una fixture da 7 mm. Adesso è importante non perdere di vista il punto di repere per vedere se si sposta. Vedete che sul versante vestibolare smette di spostarsi. Qui siamo andati oltre. Perforiamo fino a 7 poi fino a 10 mm dalla sommità della cresta e ci fermiamo. Ripetiamo l'operazione per la sede 3, approfondendo un po' la preparazione rispetto alla cresta. L'ultima fresa è il preparatore di spalla, la cui funzione è quella di consentire alla testa della fixture e alla vite di copertura di scendere sotto il livello osseo. Questa parte della fresa non è altro che una guida che segue il percorso del sito, mentre quest'altra parte serve a creare una spalla e un imbocco ad imbuto. La spalla rappresenta il limite inferiore di fresaggio. Non è necessario svasare oltre la spalla, perché già così il colletto dell'impianto e tutte le spire saranno totalmente contenuti nell'osso. Questa tacca è il riferimento ideale, nel senso che la testa della fixture e la vite di copertura sono sicuramente al di sotto del livello osseo. Tutto però dipende dallo spessore dell'osso corticale, se cioè possiamo arrivare fino alla tacca o se ci dobbiamo fermare alla parte conica. Cominciamo a svasare sempre con fresaggio intermittente, verificando il risultato. La spalla dell'indicatore di direzione deve adattarsi perfettamente alle pareti della preparazione. In caso contrario vuol dire che il sito è troppo largo o troppo stretto. La posizione della fixture con la vite di copertura è indicata dalla parte superiore della spalla. Quest'operazione è fondamentale e se non la si esegue correttamente ci si ritroverà successivamente con molti problemi. Ad esempio, se si svasa troppo poco, la testa della fixture rimane sollevata. Mentre se si svasa troppo, la fixture sarà instabile in quanto la sua spalla si troverà in osso trabecolare. In questo caso siamo nella posizione più giusta. L'indicatore è molto stabile. Il chirurgo ora ha richiesto la prolunga per le frese per riuscire ad accedere più facilmente alla preparazione. La prolunga allunga la fresa, in questo caso un preparatore di spalla corto di 17 mm. Fresiamo e svasiamo con grande cura per evitare di danneggiare l'osso corticale marginale. Aspiriamo per riuscire a vedere se ci sia ancora dell'osso corticale. Ne vedo un po' sul lato vestibolare e adesso anche su quello linguale, quindi svasiamo ancora. Notate che anche in questo caso il punto di repere osseo si sposta. Ora si comincia a vedere una bella spalla. Si procede sempre con fresaggio intermittente. Ancora un millimetro e poi nuovamente aspirazione. Arrivati a questo punto possiamo misurare la profondità della preparazione e scendiamo nella sede numero 1. 7. 8,5, 10, 13, 15, 18. La tacca corrispondente a 20 mm rimane fuori. Poi ripetiamo la misurazione nella sede numero 2 e constatiamo che sono esattamente 7 mm. Vedete che la prima tacca scompare mentre la seconda di 8,5 mm rimane esposta, per cui sono 7 mm e rimane ancora dell'osso sul fondo. Misuriamo la profondità del terzo sito. Il riferimento da 7 mm scende oltre il punto di repere, ma il secondo rimane fuori, a significare che 8,5 mm sono troppi. Quando si opera in prossimità del canale mandibolare può essere utile un misuratore della profondità della fixture per stabilire se la profondità del sito sia giusta per l'impianto che ci si ripropone di installare. Va posizionato al termine della svasatura. È uno degli strumenti migliori che abbiamo a nostra disposizione per lavorare nella regione sopra il nervo. Corrisponde esattamente alla parte filettata, al colletto e alla testa dell'impianto. Quindi, una volta inserito, so esattamente se ho spazio per un impianto da 7 mm. Lo introduciamo e vediamo che scende senza difficoltà. Lo spingo ancora un po' più in giù. E mi rendo conto che la testa sporge appena. La stabilità è buona, pertanto il sito è preparato correttamente. Ora passiamo all'installazione vera e propria delle fixture. Se si intende inserire una fixture autofilettante si saltano le operazioni di maschiatura preliminare. In genere si sceglie tra due tipi di fixture. Quella standard o quella autofilettante Mark II, a seconda della qualità dell'osso. In questo caso il professor Leckholm ha optato per una fixture autofilettante nella prima sede e per fixture standard nelle sedi 2 e 3. In ognuna di queste eseguirà una premaschiatura di circa 5 mm in considerazione della qualità dell'osso sotto la corticale, Visto che una volta aperta la fiala non è più possibile riutilizzare la fixture in essa contenuta, prima di rompere la fiala accertatevi che si tratti della fixture del tipo e della lunghezza prescelti. Poi, con l'applicatore e il cacciavite lungo, fissare il monta fixture sulla fixture. Questa deve essere sempre manipolata in modo da evitare qualsiasi contaminazione. Usando il manipolo portate la fixture montata nella relativa sede, quindi inserite la fixture. La fixture va inserita scegliendo fra i diversi valori di torsione indicati sulla strumentazione in relazione alla qualità dell'osso per non correre il rischio di danneggiare la filettatura e quindi compromettere la stabilità della fixture. Con la chiave cilindrica verificate la stabilità della fixture. Poi staccate il monta con la chiave aperta e il cacciavite da manipolo, azionando il motore in reversa. Adesso è il momento di avvitare la vite di copertura con un cacciavite manuale oppure con l'apposito inseritore da manipolo. Il serraggio definitivo viene sempre effettuato a mano, stringendo, allentando e quindi stringendo ancora. Infine si riposiziona il lembo e lo si sutura con punti a materassaio verticali. Mettiamo l'indicatore di direzione nella terza sede Implantare, in modo da essere sicuri di non modificare la direzione. E prendiamo la fixture. Regoliamo l'apparecchio su 30 Nm fin dall'inizio. Ecco l'impianto. Vedete che non presenta fori all'apice, caratteristica che contraddistingue la fixture autofilettante. Ora ho imboccato il sito e comincio a inserire l'impianto dapprima senza irrigazione. Non appena però sento che sta scendendo comincio a irrigare. Ogni volta che entriamo con strumenti rotanti nell'osso dobbiamo irrigare così da non surriscaldare l'osso. La temperatura critica è di 47 ⁇ C e l'irrigazione deve essere abbondante. L'avvitamento si blocca automaticamente quando viene raggiunta una forza di torsione di 30 Newton centimetro. La stabilità è buona. E visto che opero nelle immediate vicinanze del canino, ho bisogno di una chiave cilindrica con un gambo lungo. In modo da non avere interferenze con il dente nel momento in cui serro definitivamente l'impianto nella corretta posizione. Vedete che non si riesce ad avvitarlo ulteriormente, l'impianto è assolutamente stabile. Come vedete nello specchietto, l'attacca sul monta si trova al di sopra del livello osseo, per cui la vite di copertura sporge lingualmente, ma non vestibolarmente, mesialmente e distalmente. Sul versante vestibolare, infatti, a differenza di quello linguale, è completamente incorporata nell'osso. Per togliere il monta fixture serve la chiave aperta e un cacciavite da manipolo. Inoltre, non bisogna dimenticare di inserire il reverse. Ora possiamo togliere il monta fixture. Lo stacchiamo insieme al cacciavite e alla chiave aperta, così. Adesso inseriamo il piccolo indicatore di posizione per la fixture, che va avvitato nella filettatura interna della fixture. A titolo precauzionale proteggiamo il cavo orale con una garza, qualora dovesse cadermi l'indicatore. Questo è il maschiatore. Si tratta di uno strumento in titanio con tre spigoli taglienti e solchi verticali che serve per filettare l'imbocco del canale. Con un indicatore di direzione verifico di essere nella direzione corretta. Maschiamo per 5 mm e verifichiamo la qualità della maschiatura. In effetti, all'ingresso abbiamo una buona filettatura, la vedete chiaramente. Questa è una fixture da 7 mm, priva di fori in punta. La facciamo scendere di qualche millimetro prima di iniziare a irrigare. Scende senza problemi. Avanziamo per gli ultimi 2 mm. Eseguo un serraggio manuale. Una volta arrivati alla spalla, se avanziamo ulteriormente, finiremo con l'indurre riassorbimento intorno al colletto dell'impianto durante la guarigione. Tolgo il monta fixture. Anche qui mi sono spinto in posizione molto anteriorizzata. Ci mettiamo una garza per precauzione. Se guardiamo la fixture con lo specchietto, ci rendiamo conto che si trova nella corretta posizione. È sotto il margine osseo sul lato mesiale, distale e vestibolare. mentre si trova più o meno allo stesso livello sul versante linguale. Anzi, può darsi che da questa parte sporga un po', ma comunque è solo la testa esagonale che fuoriesce. Ora ce ne rimane solo un'altra. Eseguiamo la filettatura, ci fermiamo qui e invertiamo la direzione. Adesso sono arrivato a 5 mm di profondità, che basteranno a stabilizzare l'impianto quando lo inseriremo. Andiamo a controllare la filettatura del terzo sito e vediamo che anche in questo caso la situazione è soddisfacente. Ora installiamo l'ultima fixture da 7 mm. Selezioniamo una forza di torsione di 20 Nm. All'inizio lavoriamo senza irrigazione, ora però possiamo iniziare a irrigare. A 20 newton si ferma, quindi saliamo a 30, poi a 40. Procediamo al serraggio manuale, irrighiamo e serriamo con forza. La terza fissure rimane un po' sopra il margine osseo. Sul versante linguale vediamo che la testa della fissure sporge un po', ma non vi sono spire esposte. Adesso è venuto il momento di inserire le viti di copertura. Ne abbiamo a disposizione di tre tipi: una con testa convessa, una con testa piatta e una vite senza testa. In questo caso ci serve la vite a testa piatta, visto che siamo molto vicini alla superficie. Inseriamo la vite di copertura con un inseritore montato sul manipolo. Regoliamo il motore sulla funzione di avvitamento delle viti di copertura. L'ultima parte dell'avvitamento va eseguita manualmente in modo da sentire quando la vite di copertura è ben serrata. Il cacciavite che viene usato per questa operazione è quello esagonale. Ponetelo nella corretta posizione, serrate fino alla chiusura completa, allentate un po' e quindi stringete nuovamente fino ad ottenere un perfetto contatto tra la vite di copertura e la testa della fixture. Ciò è essenziale per evitare l'infiltrazione di tessuti molli o di osso durante il periodo di guarigione. Ripetiamo la stessa operazione nel secondo sito e completiamo l'ultima parte a mano. Ora, osservando le nostre fixture, vediamo che le viti di copertura si trovano ad altezze diverse. In particolare la numero 3 sporge un po' più su delle altre. Questa avrebbe potuto darci dei problemi per il carico sul lato vestibolare e linguale, ma d'altra parte vedete che è a livello dell'osso nella dimensione mesiodistale, il che significa che abbiamo eseguito una svasatura corretta in senso mesiodistale mentre in direzione vestibolo linguale abbiamo perso tessuto osseo. La fixture numero 2 sporge un po' sul lato linguale, mentre è accettabile su quello vestibolare. Al contrario, la fixture numero 1 sporge sul lato linguale ed è interamente sommersa vestibolarmente. Le tre fixture sono stabili e quindi ritengo che disponiamo di una buona base di partenza dalla quale procedere per la ricostruzione. Ora irrighiamo abbondantemente sul lato linguale e anche su quello vestibolare, intorno al nervo. Suturiamo la mucosa, cominciando dall'angolo mesiale. La sutura a materassaio verticale è a tutto spessore. Il secondo punto singolo riposiziona la parte marginale del lembo sul canino. Il terzo invece è un punto a materassaio verticale che comprende il periostio nella parte centrale dell'incisione. Al termine della sutura il paziente sciacqua con soluzione fisiologica e gli viene somministrato un analgesico. Lo si lascia riposare, ponendo fra le arcate una garza imbevuta di fisiologica, in modo da contenere la formazione dell'ematoma. Di norma i punti vengono tolti dopo 7-10 giorni. Nel periodo di guarigione, corrispondente nel caso specifico a 4 mesi, il paziente viene sottoposto a regolari controlli, finché non sarà arrivato il momento di connettere gli abatment e di procedere alle operazioni successive previste dal protocollo. Oggi il trattamento implantare con Branemark System è diventato una procedura di routine che garantisce ottimi risultati, a condizione che si utilizzino strumenti idoni e che si segua il protocollo standard descritto nei nostri manuali operativi. In questo video prenderemo in esame alcuni casi specifici di installazione di fixture nel mascellare superiore. Il primo intervento si riferisce all'installazione di impianti nel settore posteriore del mascellare superiore. Una limitazione all'inserimento di impianti in questa zona è rappresentata, oltre che dalla scarsa disponibilità di osso, anche dall'estensione anteriore del seno mascellare, da cui dipendono il numero e la lunghezza degli impianti che si possono posizionare distalmente all'elemento terminale. Volendo realizzare un ponte a tre elementi nel settore posteriore della mascella, si dovranno prevedere almeno due fixture, ma preferibilmente tre. Il primo paziente presenta un'edentulia posteriore e superiore. Il dottor Frieber vi illustrerà il caso. Il paziente che sta per essere operato ha quasi 70 anni. Egli presenta un grosso problema nel quadrante superiore destro, dove gli manca tutta la dentatura distalmente al canino. Contiamo di poter inserire due impianti in questa zona e ricostruirli con due o magari tre denti. All'ortopantomografia, eseguita con tecnica scanora con un ingrandimento di 1,7, possiamo sovrapporre un lucido su cui sono tracciate le sagome degli impianti con diversi ingrandimenti. Nella dimensione verticale c'è abbastanza spazio per collocare una fixture da 13 mm nella regione immediatamente distale al canino e una fixture da 10 mm con una maggiore angolazione in posizione più distale. Disponiamo anche della tomografia in dimensioni reali. Sovrapponendo il lucido, siamo in grado di stabilire con la massima precisione che nella regione distale è disponibile uno spazio appena sufficiente ad accogliere una fixture da 7 mm, mentre nel settore più mesiale, una fixture da 13 mm. Ovviamente la scelta della lunghezza della fixture dipende anche dalla posizione e dall'angolazione dell'impianto. La prima fixture va posta distalmente e più in parallelo possibile all'asse longitudinale dell'ultimo dente, preferibilmente nella posizione in cui si sarebbe trovato il dente mancante. La seconda fixture deve risultare il più possibile parallela al primo impianto e, ammesso che vi sia abbastanza osso, nella posizione del dente che va a sostituire. In casi come questo, dove c'è spazio solo per due fixture, l'osso disponibile va sfruttato al meglio, nel senso che la seconda fixture dovrebbe preferibilmente seguire l'orientamento della parete anteriore del seno, in modo da permettere l'inserimento di una fixture più lunga. Si fa notare l'eventualità di interferire nella regione apicale con la prima sede d'impianto. Dai modelli di studio appare evidente che la dimensione verticale disponibile è sufficiente ad accogliere un ponte su impianti. Ciò significa che il protesista dovrebbe poter contare su una distanza di almeno 7 mm dalla testa dell'impianto al piano occlusale. Passiamo ora all'incisione del lembo. Il lembo può essere inciso in vari modi, con accesso palatino, vestibolare o in cresta. In questo caso si è scelto un accesso vestibolare praticando l'incisione 8-10 mm sopra la cresta. Ora mi appresto a praticare l'incisione. Cominciamo con l'incisione verticale in senso vestibolo distale rispetto al dente. Sezioniamo la mucosa, la muscolatura e il periostio fino ad arrivare al solco dentale. Procediamo con grande cura, cercando di ledere il meno possibile il periostio. Poi, lavorando all'interno del solco, estendiamo l'incisione in senso palatale. Quindi, riprendendo l'estremità posteriore della linea di incisione, sezioniamo dapprima la mucosa fino ad arrivare al solco e quindi procediamo a ritroso finendo nella regione del primo molare. Qui pratichiamo un'incisione netta del periostio. Dopo aver individuato la linea di incisione con uno scolla periosteo, si scolla un lembo muco periosteo in direzione del palato. Spero che riusciate a vedere questa zona di colore più scuro che rivela la presenza di una sottile lamina ossea, al di sotto della quale si trova un seno mascellare molto ampio. Prestate particolare attenzione alla zona del seno e cercate di sfruttare la corticale del pavimento del seno per meglio ancorare le fixture. Se il seno non è interessato da processi patologici vi si può penetrare senza complicanze di rilievo, con il vantaggio di una maggiore stabilità iniziale. Utilizziamo questa mascherina di plastica con appoggio sui denti che ci guiderà nel posizionamento delle fixture. Faremo il possibile per posizionare le fixture al centro delle faccette corrispondenti a ciascun dente. Siamo stati un po' troppo ottimisti nel confezionare questa mascherina, avendo previsto tre denti in più, mentre in realtà probabilmente ci potranno stare solo due fixture. La prima fixture verrà messa circa 3,5 mm distalmente rispetto al dente naturale residuo e ora è il momento di utilizzare la fresa guida. Perforiamo l'osso marginale, scendendo di 2 mm circa, dopodiché normalmente dovremmo calcolare 7 mm di distanza dalla fixture successiva. Come potete constatare, in teoria dovremmo quindi iniziare più o meno in questo punto. Nel caso specifico però è evidente che potremmo avere problemi con il seno. Preferisco dunque spostarmi un po' più indietro e inclinare l'ultima fixture con il segmento apicale rivolto in direzione mesiale. Nel primo sito utilizzo ora la fresa spirale da 2 mm cercando di evitare il canino adiacente. La tecnica di fresaggio è ad intermittenza e prevede il movimento alternato della fresa verso il basso e verso l'alto, estraendola completamente per eliminare i frammenti ossei, oltre che per consentire il raffreddamento della fresa e dell'osso. In questo caso non inseriamo le fixture in perfetto parallelismo, in quanto è più importante collocare una fixture distale più lunga, parallela alla parete del seno, così da ottenere una più solida base di appoggio della ricostruzione protesica. Pertanto, la successiva sede implantare non sarà perfettamente parallela alla prima in direzione mesio-distale, perché, se così facessi, in questo caso finirei dentro al seno, mentre desidero rimanere parallelo alla parete anteriore del seno stesso. Quindi inclino la fixture più distalmente, modificando la direzione a favore di un orientamento più distale, per consentire l'installazione di un impianto più lungo in questa regione. Ho perforato e mi sono reso conto di essere arrivato dentro al seno. A questo punto inserisco la fresa pilota, scendendo per una profondità di circa 3 mm, sempre utilizzando la fresa con movimenti alternati verso l'alto e verso il basso. Poi passiamo all'altro alveolo implantare, che ha un decorso decisamente più distale, come abbiamo visto con la fresa spirale da 2 mm. Si noti che il punto di repere vestibolare si è spostato verso l'alto a causa dell'insufficiente volume osseo sul versante vestibolo palatale. La fresa successiva è la fresa spirale da 3 mm, sulla quale sono contrassegnati i vari livelli di profondità, 7, 10, 13 e 15 mm. Con questa fresa si procede fino a perforare il seno. Sempre utilizzando l'alta velocità inseriamo la fresa con movimenti alternati verso il basso e verso l'alto. Come già detto, in questo modo si eliminano i frammenti ossei e si permette il raffreddamento della fresa e dell'osso. Si procede quindi fino a perforare il seno. Ecco, a questo punto siamo entrati nel seno, perforando probabilmente anche la membrana mucosa. Passiamo ora al secondo sito implantare. Con questa fresa cerchiamo di avvicinarci alla parete del seno, seguendo un percorso quanto più possibile parallelo ad essa, fino a perforarla. Anche in questo caso inseriamo un indicatore di direzione. A questo punto potete vedere che le due sedi implantari non sono affatto parallele. L'ultima fresa ad alta velocità è il preparatore di spalla. Con questa fresa il chirurgo prepara una svasatura nell'osso, su cui dovrà appoggiare la spalla della fixture all'imboccatura del sito. Se possibile, è consigliabile eseguire la svasatura fino al punto indicato sul preparatore di spalla. C'è una concavità vestibolare in prossimità della seconda sede di impianto. Se scendo troppo con il preparatore di spalla, corro il rischio di distruggere la corticale vestibolare. Eseguendo una corretta svasatura, vale a dire fino alla profondità indicata dalla tacca, si ha la certezza che la spalla della fixture sarà ben alloggiata nell'osso. Il corretto posizionamento della spalla della fixture può essere controllato con l'indicatore di direzione. Ora possiamo stabilire se la svasatura ottenuta ci soddisfa o meno, semplicemente verificando il livello della spalla. Purtroppo lo spessore della corticale marginale o la dimensione vestibolo-palatina non sempre consentono una copertura ossea completa della spalla dell'impianto. Ci si accorge di ciò quando, inserendo l'indicatore di direzione nel sito preparato, si constata che la superficie orizzontale del colletto dell'indicatore sporge dal margine osseo. È venuto il momento di misurare la profondità della sede implantare. A questo scopo ci serviamo di un uncino appositamente realizzato che vedete inquadrato in questo momento. Lo inserisco nell'osso cercando di agganciare il pavimento del seno. È proprio quello che sto facendo adesso. Ora che ci sono arrivato, afferro l'uncino con una pinza proprio all'ingresso del sito implantare. Li sfilo entrambi e misurando vedo che c'è abbastanza spazio per un impianto da 13 mm, corrispondente alla quarta tacca del misuratore di profondità. Per misurare la profondità del secondo sito inseriamo l'uncino anche allo scopo di stabilire se si sia perforato il seno. Possiamo seguire il decorso della parete ossea distale, visto che abbiamo preparato il foro in modo che risultasse parallelo alla parete anteriore del seno. Quindi, dopo aver agganciato il pavimento del seno, estraiamo lo strumento. Mi pare che qui ci sia abbastanza spazio per una fixture da 10 mm di lunghezza e 4 mm di diametro. Il chirurgo ha accennato a un diametro della fixer di 4 mm, che è leggermente superiore al diametro standard. Utilizzando fixture di diametro maggiore nei settori dell'arcata in cui l'osso è più morbido, il chirurgo ha la possibilità di conferire all'impianto una maggiore stabilità iniziale. Si noti che in questo caso si inserisce un impianto di diametro maggiore senza bisogno di maschiatura. Nel primo alveolo si posiziona un impianto autofilettante Mark II. Inseriamo l'impianto nella corretta posizione all'interno del sito e iniziamo a farlo scendere senza irrigazione. In questo caso scegliamo una forza di torsione di 40 Nm, poiché l'osso compatto marginale, così come l'osso a ridosso del seno nel primo sito implantare, sono di buona qualità. Comincio ad avvertire una maggiore resistenza ed ecco che il motore si è arrestato. Ciò conferma che in questa prima sede di impianto è presente osso di buona qualità. Se oppone una certa resistenza possiamo avere la certezza che si tratta di osso di buona qualità. Inseriamo la seconda fixture evitando di irrigare finché il foro orizzontale presente all'apice della fixture stessa non sarà completamente sommerso nell'osso. Ricordatevi che non abbiamo utilizzato maschiatore, che l'ultima fresa impiegata è stata quella da 3 mm e che l'impianto ha un diametro di 4 mm. Ciò tuttavia in genere non costituisce un problema quando si lavora nei settori posteriori superiori. Il motore lo dobbiamo disattivare noi, in quanto dubito che quest'osso opponga abbastanza resistenza da farlo arrestare automaticamente. Il serraggio finale va eseguito manualmente. È arrivato il momento di togliere il monta fixture. Si osservi che il chirurgo inserisce una garza in bocca al paziente per evitare l'aspirazione accidentale di qualche strumento metallico. Il dottor Frieberg ha scelto le viti di copertura a testa piatta con un esagono da applicare sulle fixture con l'apposito cacciavite a punta esagonale. Il risultato definitivo conferma il corretto posizionamento delle fixture con l'osso circostante allo stesso livello o sporgente rispetto alle viti di copertura in modo da proteggere l'impianto da possibili sovraccarichi durante la fase. Di osteointegrazione. Prima di passare a suturare, si consiglia di lavare accuratamente il campo operatorio con soluzione fisiologica. Per suturare correttamente questo lembo si utilizzeranno sia punti verticali a materassaio che punti singoli. Il paziente, a intervento concluso, dovrà rimanere in studio per almeno un'ora con un rotolo di garza imbevuto di soluzione fisiologica a compressione della ferita. I punti verranno tolti dopo 7-10 giorni. Trascorso il periodo di tempo necessario all'osteointegrazione della fixture, della durata di almeno 6 mesi nel mascellare superiore, si esegue la connessione degli abatman. Il nostro prossimo paziente ha perso i denti anteriori superiori. Il piano di trattamento prevede l'inserimento di un ponte fisso sostenuto da 5-6 impianti. Per ottenere un risultato estetico e funzionale soddisfacente è indispensabile programmare con cura le fasi chirurgiche e protesiche. Vediamo quali principi chirurgici ci si debba attenere quando si intenda posizionare impianti in questo settore dell'arcata, tenendo conto dei punti di repere anatomici, quali la cavità nasale, la sutura intramascellare, il canale incisale e i seni, oltre che il grado di riassorbimento e le concavità vestibolari. Il professor Ulf Leckholm vi presenterà il caso. Questo paziente che presenta una quarta classe di Kennedy ha perso alcuni elementi superiori, dal primo premolare di destra fino al canino di sinistra. Si tratta di decidere se sia possibile ricostruire questo spazio con impianti. La prima decisione va presa sulla base dei modelli diagnostici, dai quali risulta peraltro che c'è abbastanza spazio dal bordo gengivale al margine incisale. Ciò mi fa capire che quando avrò inserito le fixture potrò disporre di uno spazio ancora maggiore per il ponte. Poi esamino le tomografie, da cui vedo che l'altezza della cresta ossea è sufficiente, ma che ci potrebbe essere qualche problema di spessore. Dalla sommità della cresta al pavimento nasale ci sono effettivamente 15-18 mm. Tuttavia, iniziando a misurare dal punto in cui ho uno spessore vestibolo linguale di 4 mm, mi rimangono solo 9-10 mm al centro e qualcosa di più in prossimità dei denti. Dopo aver tracciato la linea di incisione, seziono la mucosa, chiedo al paziente se sente dolore e la risposta è negativa. Anche in questo caso il lembo può essere scollato in diversi modi, con incisione palatina o in cresta, oppure come vediamo fare dal professor Lecolm che ha scelto un accesso vestibolare a circa 8-10 mm dalla cresta. Ricongiungo la linea di incisione da sinistra a destra. Poi passo sul versante palatino e scollo un lembo peduncolato sulla superficie palatina. Vediamo che c'è dell'osso sul lato distale e anche su quello mesiale, ma è molto poco. Dobbiamo dunque ridurre la cresta ossea per farci stare gli impianti. Prendiamo una semplice mascherina in resina che definisce il limite di angolazione vestibolare di inserimento degli impianti. Questi devono rimanere sul lato linguale, non possono essere orientati vestibolarmente rispetto al bordo incisale. Se si chiede al paziente di chiudere la bocca si ottengono le stesse informazioni, ossia che dovremo indirizzare l'asse longitudinale degli impianti verso il margine incisale dell'arcata antagonista al fine di seguire la direzione più corretta. È consigliabile disporre le fixture al centro del dente previsto. Nel definire l'inclinazione della sede implantare, a norma di regola, si dovrà fare in modo che l'asse lungo della fixture cada sul bordo incisale degli inferiori. Comincerò dalle due sedi più distali, per cui devo spostarmi un po' più palatalmente. Come vedete, mi sono tenuto a 3-3,5 mm di distanza dal premolare, praticando il foro di invito non proprio al centro della cresta, ma più sul lato palatino. Puglia palatiana, adesso. Ripeto la stessa operazione sull'altro lato, anche in questo caso tenendomi un po' più spostato palatalmente rispetto al centro della cresta. Poi devo prendere una decisione per quel che riguarda i siti più vicini alla linea mediana. A sinistra vedo che c'è il canale incisale. Ecco il decorso del canale in questa regione. Si fa rilevare l'importanza di non mettere impianti lungo la linea mediana nel canale incisale. Quindi mi devo spostare un po' più distalmente. Non riesco più a restare in cresta, ma devo scendere più in giù verso il palato, così. Avendo individuato la posizione del canale, me ne allontano spostandomi palatalmente in questo modo. Nella regione degli incisivi laterali superiori capita spesso di trovare una concavità vestibolare. Il punto di accesso deve trovarsi sul lato palatino della cresta. Si esegue un'accurata preparazione del sito con una fresa spirale da 2 mm, sempre seguendo la corretta direzione ed evitando di perforare la parete vestibolare. La fixture va ancorata apicalmente nell'osso corticale del pavimento della cavità nasale. Scendiamo nella prima sede implantare, cercando di rimanere paralleli anche alla linea mediana. La linea mediana si trova all'incirca qui. Controlliamo la concavità, ci spostiamo un po' più avanti e procediamo. Ho perforato il pavimento nasale. Adesso posiziono gli indicatori nei tre siti di destra per vedere se il risultato è accettabile dal punto di vista della direzione. Chiediamo al paziente di chiudere lentamente la bocca e vediamo che gli impianti combaciano con il margine incisale degli inferiori. Ciò significa che la direzione è quella giusta. Finita la preparazione con la fresa spirale da 2 mm, si controlla attentamente la direzione e quindi si allarga il margine del sito implantare con la fresa pilota. La fresa spirale da 3 mm prepara il sito fino alla profondità definitiva, perforando la cavità nasale e il pavimento del seno, come avvenuto con la fresa spirale da 2 mm. Adesso è venuto il momento di svasare. Il preparatore di spalla presenta un segmento guida, lo vedete qui, con un'estremità tagliente. La profondità minima di svasatura deve corrispondere a questo livello. Qui invece c'è una piccola tacca che delimita la profondità massima di svasatura. Ciò significa che se riusciamo a svasare fino a questo punto, la testa della fixture e la relativa vite di copertura rimarranno completamente coperte. Se invece scendiamo solo fino a questo livello, sarà solo la spalla della fixture a rimanere interamente coperta. Questa è la profondità minima. Quando si svasa si perde osso vestibolare. Se osservate qui capirete che ora stiamo lavorando dentro l'osso, lungo tutta la circonferenza, e che c'è una spalla all'interno del sito su cui poggerà l'impianto. Vedete che nella seconda sede a sinistra la spalla è interamente incorporata nell'osso. Anche nella prima sede di sinistra è stata preparata una spalla, ma la fixture sporgerà comunque un po' dal lato palatino. In tutte le sedi verranno installate fixture autofilettanti Mark II. La inserisco direttamente nel sito che, come vedete, è riempito di sangue. In effetti, è opportuno che l'impianto venga a contatto per prima cosa con il sangue. L'ultimo è un impianto da 18 mm. Si inizia senza irrigazione per favorire la presa della fixture nell'osso. Adesso sento che sta facendo presa. Verifichiamo innanzitutto le fixture da una prospettiva palatina. Osserviamo che sono ben sotto il margine dell'osso, lungo tutta la circonferenza. Noterete che siamo andati molto vicini alla perforazione della parete. Il titanio quasi traspare in superficie, ma non vi sono perforazioni. Ci siamo andati vicini a causa della concavità. Ora mettiamo le viti di copertura, poi suturiamo e l'intervento è finito. Tutte e cinque le fixture si trovano nella corretta posizione a contatto con la corticale del pavimento del seno e del naso. A questo punto si possono inserire le viti di copertura. Diamo un'ultima occhiata alle fixture prima di irrigare e di procedere alla sutura. Si fa notare che il margine contiguo al forame incisale, corrispondente ai segmenti laterali dei due impianti centrali, è più pronunciato in pazienti con grave riassorbimento osseo nella dimensione vestibolo-palatina. Il chirurgo ha dovuto scegliere una posizione più distalizzata per queste due sedi, per cui le fixture non si trovano esattamente nella posizione ideale. Il professor Leckholm, infine, chiude il lembo con punti a materassaio verticali e punti staccati. Il paziente, intervento concluso, dovrà rimanere in studio per almeno un'ora con un rotolo di garza imbevuto di soluzione fisiologica a compressione della ferita. I punti verranno tolti dopo 7-10 giorni. Trascorso il periodo di tempo necessario all'osteointegrazione della fixture, della durata di almeno 6 mesi nel mascellare superiore, si esegue la connessione degli abbatman. Oggi il trattamento implantare con Branemark System è diventato una procedura di routine che garantisce ottimi risultati, a condizione che si utilizzino strumenti idonei e che si segua il protocollo standard descritto nei nostri manuali. In questo video prenderemo in esame la procedura chirurgica di installazione di un impianto singolo. Al paziente, un giovane adulto, mancano due denti nell'arcata superiore, un premolare di destra e l'incisivo laterale di sinistra. Il dottor Bertil Friberg vi presenterà ora il caso. Questa è l'ortopantomografia di un giovane di 21 anni, da molto tempo in trattamento ortodontico. Oggi presenta due brecce dentule in posizione 22 e 14, in cui intendiamo posizionare impianti. Per alloggiare un impianto da 3,75 mm di diametro tra due denti residui è opportuno disporre di uno spazio di circa 7 mm, con uno spessore osseo in senso vestibolo linguale di circa 4 mm. Abbiamo allestito due modelli di studio di questo paziente, uno superiore e uno inferiore. È confezionato questa mascherina chirurgica, o Dima, che ci servirà per collocare gli impianti nella posizione ideale. Questa va sterilizzata alcune ore prima di procedere all'intervento di installazione degli impianti. In particolare va tenuta in una soluzione di glutaraldeide per circa tre ore e quindi sciacquata con soluzione salina. Tra l'altro, come potete osservare, questo paziente presenta in entrambe le sedi uno spazio verticale alquanto ridotto per l'inserimento della corona, per cui il protesista ci ha chiesto di affondare l'impianto maggiormente nell'osso, così da ricavare sufficiente spazio per la corona. L'altezza verticale consigliata dalla testa della fixture al bordo incisale del dente antagonista è di circa 7 mm. Stiamo per iniziare l'intervento di inserimento di un impianto nella regione del 22, l'incisivo laterale superiore di sinistra. L'approccio può variare leggermente a seconda di dove si intende eseguire l'incisione. Oggi effettueremo un'incisione vestibolare per consentire una migliore visuale del campo operatorio, anche se molti colleghi preferiscono un'incisione un po' più palatale, anche al fine di una migliore conservazione dei tessuti gengivali degli elementi contigui. Il chirurgo si appresta ad incidere il lembo delineando la linea di incisione e gli pratica dapprima un'incisione verticale mucoperiostea estesa fino alla base del solco dell'incisivo centrale. Quindi esegue un'analoga incisione verticale fino ad arrivare all'angolo vestibolo distale e nel solco mesiale del canino. Per quel che riguarda l'incisione orizzontale, si praticherà inizialmente un taglio deciso della mucosa e quindi una netta incisione del periostio fino all'osso. Servendosi di uno scolla periostio, il chirurgo stacca il periostio verso l'alto rispetto alla linea di incisione, poi solleva il lembo verso la cresta sulla superficie palatina, cercando di mantenere il più possibile integri i tessuti. Ora ribaltiamo il lembo verso il lato palatino. Qui è presente una grossa concavità vestibolare. A questo punto vorrei fare una prova della dima preformata per rendermi conto meglio di dove il protesista desidererebbe che mettessi la fixture. In questo tratto è presente solo la faccetta vestibolare, che serve a farci capire dove verrà a trovarsi la corona finita. Cerchiamo dunque di sistemare la fixture in posizione palatina rispetto a questa superficie di delimitazione. A questo punto diamo inizio alla preparazione del sito. Prendo la fresa guida con cui si contrassegna il punto di inserimento della fixture e la porto sul lato palatino della dima. Prevedo di posizionare la fixture proprio al centro dove si dispone di sufficiente spazio per una corona di almeno 7 mm. Con questa fresa perforo l'osso marginale compatto per valutarne lo spessore. La seconda fresa da utilizzare in successione è la fresa spirale diametro 2 mm. Il chirurgo ne ha scelta una da 13-20 mm. Se lo spazio orizzontale è limitato, l'uso di una prolunga agevola l'accesso della fresa. Con questa fresa decido l'inclinazione dell'impianto oltre che la sua lunghezza. Ritorno sul punto contrassegnato con la fresa guida e quindi, cercando di individuare la direzione ideale, scendo in profondità. Per evitare di surriscaldare l'osso, la fresa va sempre impiegata con movimenti intermittenti verso l'alto e verso il basso. Ora che ho deciso la direzione dell'impianto, Posso togliere la dima che altrimenti mi intralcerebbe i movimenti. In seguito vi farò vedere che, per la presenza di questa concavità, si è formata una fenestrazione vestibolare. Scendo fino a raggiungere l'osso compatto a ridosso della cavità nasale. Ecco, mi pare di esserci arrivato, a una profondità di 18-20 mm. Con la fresa spirale da 2 mm il chirurgo è arrivato al pavimento della cavità nasale. Per non deviare dalla direzione desiderata egli causa una fenestrazione imposta dalla presenza della concavità. Ora devo cambiare fresa, ma prima verifico l'inclinazione con un indicatore di direzione. Con l'ausilio della dima abbiamo ottenuto la direzione richiestaci dal protesista. La fresa successiva e la fresa pilota. Ora allargo in parte il sito implantare con la fresa successiva, la fresa pilota, anch'essa utilizzata con la prolunga. La quarta fresa in sequenza è la fresa spirale diametro 3 mm. Il chirurgo ha scelto una fresa di lunghezza 13-20 mm con cui perfora il pavimento nasale per assicurare un buon ancoraggio apicale della fixture. Vedete qui la fresa successiva, la fresa spirale diametro 3 mm. Lungo il gambo di questa fresa vi sono delle tacche corrispondenti a 13, 15, 18-20 mm. Verrà probabilmente utilizzata fino in fondo, fino ad arrivare alla cavità nasale. La introduco in maniera passiva, non volendo modificare la direzione. Poi procedo fino a perforare la cavità nasale. L'ultima fresa è il preparatore di spalla che, essendo dotato di un gambo lungo, non necessita di prolunga. Questa tacca indica la profondità di svasatura consigliata. Scendo fino all'attacca. Anzi vado un po' oltre perché sappiamo che al protesista fa piacere che le fixture per dente singolo siano posizionate ad una maggiore profondità nell'osso, avendo così più libertà nel creare il profilo di emergenza della corona. La testa della fixture va messa in posizione subgingivale, 3-5 mm più in profondità rispetto al punto di emergenza previsto per la futura corona. Andiamo ora a misurare la lunghezza della fixture. A questo scopo ci serviamo di un apposito uncino. Inserendo l'uncino nell'alveolo chirurgico, possiamo stabilire esattamente dove si trova il pavimento. Quando mi rendo conto di esserci arrivato, con una pinza afferro l'uncino e lo estraggo. In questo caso scegliamo un impianto da 18 mm. Vedete inoltre che sul versante vestibolare della cavità è presente una fenestrazione. Tutto il resto dell'osso comunque è in buone condizioni. Per cui la fixture sarà ben sostenuta sia a livello marginale che apicale, nonostante questa piccola fenestrazione vestibolare. Con un monta fixture lungo si inserisce una fixture autofilettante Mark II. Installiamo la fixture nell'osso, aspettando un po' prima di irrigare il campo operatorio prima cioè di sfruttare l'azione raffreddante della fisiologica. Ora possiamo cominciare. Scendo in profondità finché il motore non si arresta automaticamente, cosa che accadrà ben presto. Infatti ci siamo. Sono arrivato a contatto con la spalla creata con il preparatore di spalla. Rimuovo il manipolo e serro manualmente per accertarmi che vi sia una sufficiente resistenza dell'osso. Mi fermo qui, sapendo che la fixture è stata messa a una maggiore profondità per dare al protesista una maggiore libertà nella realizzazione della corona. Ora che è stata inserita la fixture è il momento di applicarvi la vite di copertura. Questa è la vite di copertura a testa piatta, una vite con un esagono interno montata su un cacciavite manuale. Con questo andiamo a fissare la vite di copertura sulla testa della fixture. Avvito finché non sento che la vite di copertura è completamente scesa sulla testa della fixture. Ecco fatto. Svito di mezzo giro e poi stringo nuovamente la vite, certo di essere arrivato fino in fondo. Date le dimensioni del difetto, il chirurgo decide di lasciare scoperta la fenestrazione. In presenza di difetti ossei più estesi, è peraltro possibile rigenerare l'osso mancante applicando, ad esempio, osso autologo sulle spire esposte e ricoprendo il tutto con una membrana. Ora sciacqua accuratamente prima di passare alla sutura. Per suturare correttamente questo lembo si applicheranno sia punti verticali da materassaio che punti singoli. Il paziente a intervento concluso deve rimanere in studio per almeno un'ora con un rotolo di garza imbevuto di soluzione fisiologica a compressione della ferita. I punti verranno tolti dopo 7-10 giorni. Trascorso il periodo di tempo necessario all'osso integrazione della fixture, della durata di almeno 6 mesi nel mascellare superiore, si esegue la connessione degli abbatman.